A pochi minuti dalla conferma arrivata attraverso il profilo Instagram dell'Isola dei Famosi, è Bianca Azzei a commentare sulla sua pagina la decisione di prendere parte al reality. La cantante ed ex compagna di Max Biaggi rivela i motivi che l'hanno portata a decidere di intraprendere un percorso tanto lontano da quella prettamente musicale tracciato fino a oggi. È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa, che a molti farà piacere e altri forse non approveranno la mia scelta, ma l'ho fatta e pensandoci a lungo. Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità e delle volte si possono prendere delle direzioni che all'apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso. Parteciperò all'Isola dei Famosi, dal 22 gennaio su Canale 5, con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa, perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi. Il mio lato umano. Nel bene e nel male. Ho voglia di riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto. Ecco le risposte a tutto l'allenamento che sto facendo e, anche se non ci credete, sto mangiando come una pattumiera. Voglio iniziare a conoscermi meglio e affrontare un'avventura di vita speciale che credo mi lascerà il segno in fondo nel mio animo. Sono una selvaggia e cercherò di sopravvivere alle difficoltà che ci saranno, ma con sempre nel mio cuore il vostro supporto e il vostro amore. Che l'avventura abbia inizio. Vi aspetto. Bianca è reduce da una storia d'amore che ha segnato profondamente la sua vita, quella con Max Biaggi. È stata la compagna del motociclista per circa 2 anni prima che il campione decidesse di proseguire da solo nel suo percorso. Fu sempre lei a stargli accanto dopo l'incidente del 9 giugno 2017, unica donna nella vita di Max, a sua volta reduce dalla separazione con l'ex compagna Eleonora Pedron. A sorpresa, quando sembrava che tutto andasse per il verso giusto, Bianca raccontò di essere stata lasciata inaspettatamente da Biaggi. Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno, confessò la cantante al settimanale Chi, ancora sotto shock. Insieme a Bianca Azzei, dal profilo Instagram dell'Isola dei Famosi, sono arrivate altre due conferme per altrettanti volti noti. A partire alla volta dell'Honduras insieme alla cantante saranno Nadia Rinaldi e Alessia Mancini. I loro nomi erano già circolati con insistenza nel corso delle ultime settimane, ma solo oggi è arrivata una conferma definitiva alla loro partenza. Chi se ne frega.